Dai, iniziamo, basta, mi hanno detto troppe minchiate. Ok. Andiamo a mietere il grano, andiamo. Eccoci qua con tre scappati, anzi due, più un giornalista professionista, quale Romeo, quindi... Romeo, bravo, chi te lo fa fare? Non mi associare a questa gentaglia, non mi associare a quei due. Chi te lo fa fare di essere qua con noi? Spiegamelo. L'amicizia che abbiamo, la simpatia, purtroppo... Luca, sono due soggetti che un po' inquinano l'ambiente, però... Luca, la tua lingua la rimpiazza, eh? Ma va a cagare! Anzi, per farvi vedere che comunque anche Romeo si becca la sua dose. Romeo, una domanda che non ti ha mai fatto nessuno, ma Dybala rinnova o no? Io perderò la testa su questo tema. Te sei un passo dall'unfollow, Chino l'ho bloccato da mesi, Lello non l'ho letto su Twitter, quindi... Ho bloccato. Dai, non sto più scrivendo un cazzo su Twitter. Quindi... Meglio, perché quando lo fai non è che i risultati siano... Ma smettila! Adesso dirò una popolare opinion. Se Dybala non rinnova, godo solo per Romeo. Mi auguro di perderlo a zero per vedere cosa si inventa Romeo. Guarda, innanzitutto, se non dovesse rinnovare Dybala, mi prendono di aspettativa. Vai a fare la mondina con Lello. Vado un po' a Vercelli da Lello, un po' le Maldive, ricarico le pile, quindi un anno di aspettativa. No, ma lo dicevamo prima, Dybala va in B come Del Piero, e quindi Dybala come Del Piero che segue la Juve in B. Al di là di tutto, cioè abbiamo iniziato il video in maniera stupidissima. Non c'è un vero focus di oggi, partiamo da questo presupposto. Parliamo un po' della situazione della Juve. Come vi è sembrata le ultime partite? Dove andiamo così? Qual è la direzione? Sipario. Ma non lo so, dai, parto io. Io non mi esalto per le vittorie contro Salernitana e Genoa, perché cioè, se non male, male, perché quest'anno abbiamo perso la tutti. Perché quest'anno solo quelle, quindi... esaltati! Però ragazzi, vi dico la verità. Allora, la Salernitana l'ho vista da TV come voi, e onestamente è una squadra che se giocasse in Serie B, secondo me, lotta per la metà classifica. Cioè, la Salernitana non è una squadra che lotta per il vertice di Serie B. Il Genoa è lì. Sì. Ma tra l'altro basti vedere come sia salita, no? Con la lotteria dei playoff, una squadra che aveva dominato la scorsa Serie B. La squadra si è stata un po' toccata. Il Genoa, ragazzi, se non fa qualche acquisto a gennaio, ma acquisti pesanti, il Genoa va giù di brutto. Davanti è veramente un potenziale scarso. Ma leggevo l'altro giorno, Opta Paolo, da quando è iniziato a raccogliere il dato, quindi 2004-2005, non era mai successo che la Juventus non subisse tiri in porta per la partita. Vuol dire... Male. Ho letto proprio in generale che il Genoa mi sa che ne ha fatti, che cos'è, 1-2 nelle ultime tre. Di tiri? In porta? Sì. Palala. E tra l'altro da quando c'è Sheva non hanno mai segnato. Cioè già non segnavano prima, segnavano poco prima. Quindi secondo me non bisogna esaltarsi, però diciamo che forse dai, la novità, quello che dà un po' di entusiasmo anche in vista del Genoa di ritorno, sennò ragazzi ci ammazziamo tutti. Secondo me la svolta del sistema ci di dissociamo gioco. Da questa cosa? Sì. No, secondo me la svolta del sistema di gioco, cioè quantomeno con questo 4-2-3-1, secondo me c'è un po' più di brio, c'è qualcosa su cui lavorare, una base. Sono però curioso di vedere se Allegri lo proporrà anche nelle altre partite, perché se lo farà significa che incomincia a credere in questo sistema di gioco, altrimenti significa che ha voluto sperimentare contro squadre nettamente più deboli e basta. E c'è domanda da dire che se non lo fai in queste partite a gennaio fai fatica, eh? Però domanda della vita, significa che adesso a gennaio abbiamo il gennaio infernale, stiamo guardando il calendario, abbiamo il Napoli, abbiamo l'Inter, abbiamo la Supercoppa, il Milan, Verona, abbiamo di tutto. No, il Verona è la prima di febbraio, scusa. La Roma. Però significa che in quelle partite sarà rabbio esterno? È questa la traduzione? Me ne vado. A parte andartene, questa è la traduzione? Cioè, il pensiero più che la traduzione, perché ovviamente non lo sa neanche Allegri. Allora, ancora, però non puoi fare, secondo me, 4-2-3-1 contro tutti. Cioè, ci sono squadre che magari lavorano bene tra le linee, che giocano con una mezzala in più e quindi ti vengono a prendere dentro e ti ritrovi in inferiorità numerica. Però, secondo me, questo sistema di gioco, il 4-2-3-1, sperimentato un pochettino di più, può portare ad avere quella filosofia che avevi praticamente anche costruito pre-Cardiff, no? Cioè... dire io gioco così e alla fine della fiera se trovo giusti metri, giusti meccanismi me la vado a giocare con tutti così.
secondo me è una filosofia in evoluzione, però ad oggi secondo me non abbiamo ancora capito in che direzione si stia andando dal punto di vista tattico. Ah, però almeno con due esterni attacchi, l'ha detto anche Allegri l'altra sera, attacchi da due parti, con Rabiot abbiamo sempre attaccato da una singola, se non quando Alessandro era nelle serate buone a inizio stagione, poi abbiamo visto il niente. Lello, te che non c'eri prima, adesso ti faccio a te la domanda scomoda, perché gli altri due la sanno già. Tu credi al quarto posto oggi? Pensi che possa essere raggiungibile? È una trappola, attenzione. Non è che devo sperare che anche le altre cadano. Io, francamente, vedendo le altre, pare che abbiano qualcosina in più di noi. Poi le contingenze di un campionato non te le posso prevedere, possono capitare e magari una squadra inizia a perdere punti. Però banalmente anche il Napoli, visto con l'Atalanta, non mi pare che abbia le carte in regola per cascare come una pera, anzi tutt'altro. Però qua hai tenuto i piedi in due scarpe, Cioè sì o no? Credo al quarto posto, sì no, o no? No, non ci credo, perché dipende più da noi e basta. No, sai perché? La trappola era questa. Cioè, se credi al quarto posto oggi, secondo me, credi di diritto nello scudetto. Perché... Boom! La bomba lanciata così, Romeo carico stamattina, non so con cosa ha fatto colazione. Io a differenza di Leo e di Colpo lavoro seriamente. E quindi io sono escluso. Sono abituato a svegliarmi in orari umani. Poverini, ragazzi, ma massacrati oggi. Vai. No, ma sapete qual è il problema? Oggi. È che, cioè, su chi fai la corsa per il quarto posto? Perché, allora... Perde una partita l'Atalanta, dici la fai sull'Atalanta. Perde una partita il Napoli, pensi ok, la faccio sul Napoli. Poi magari il Milan stecca un paio di partite, dici la faccio sul Milan. Inizialmente pensavi addirittura di poter raggiungere l'Inter. Alla fine della fiera, quando inizi a fare questi ragionamenti, significa che quello che ha detto Lello è verissimo. Cioè le altre hanno qualcosa in più. A parte i punti, perché già recuperarne 7 all'Atalanta, auguri. È vero che in questo momento abbiamo la percezione che sia il Napoli, no? Quella più... un po' meno tranquilla, ma perché abbiamo questa percezione? Perché ha 10 giocatori infortunati, cioè il Napoli con metà squadra ha fatto un partitone contro l'Atalanta, non meritava di perdere. Io due settimane fa la facevo sull'Atalanta perché aveva lo scontro diretto, se lo vinci vai a meno uno, cos'era? Vai a anche meno se uno. Ti dico il Napoli, c'è una cosa che va capita sul Napoli, che ovvero è facile fare la bella partita con l'Atalanta, nel senso che le motivazioni non ti mancano ed è una squadra che ti obbliga a tenere l'attenzione sempre alta nei 90 minuti. Io voglio vedere come impegnata con squadre magari inferiori, tipo anche già col Sassuolo, là c'è stato un calo pazzesco nel finale e voglio vedere se quel tipo di partite là le san gestire bene, perché anche con l'Empoli banalmente potrebbe essere una partita un pelo più scivolosa, però il Napoli, ripeto, se gioca come ha giocato con l'Atalanta sempre, ragazzi. Però posso dirvi che noi contro le prime quattro abbiamo fatto due punti, e l'Atalanta vince a Torino, vince a Napoli, pareggia con l'Inter, quindi vuol dire che è vero che noi abbiamo fatto fatica con le piccole, gli scontri diretti li abbiamo subiti un po' meno, però poi alla fine sono i punti quelli che contano. E te sei dietro perché gli scontri diretti non hai mai vinto, perché se vinci uno scontro diretto sono sei punti, siamo dietro noi anche per Sassuolo, Empoli e quelle indubbiamente, però dato che adesso gli altri stanno iniziando a mollare il ritmo, se tu vincevi anche solo uno scontro diretto cambiava proprio la classifica di tutto, uno ne bastava vincere uno e non è però sai perché è bella la classifica così? Perché veritiera? No, perché le iniziali delle prime cinque fanno il nome della cantante Minaj. Ma te la sei pure preparata questa? Anzi, non vedo perché debba andarmene io quando... Mandiamo fuori Leo, basta. C'è questa possibilità qua, perfetto. Bravo, continuiamo. Si è alzata alle 9 di mattina per studiarla. Ma te la sei... Quando è che ti sei accorto di questa cosa qua? Dimmelo. Madonna, dovrebbero chiudere Twitter. Ah, l'hai pure rubata. Assolutamente, ti pare che mi vada a studiare una roba così? E studiare! Le rubano i giornalisti, le battute. Immagino lì col centofoglio, oppure a scrivere sui vetri come a Beautiful Mind con il gessetto. Con il camice addosso, gli occhiali. Ora cosa inventi in questa live? Voglio qualcosa di spaziale, con che scrivi, che fa le formule, il greco. Sto male, veramente. Vabbè, lasciamo abbiamo toccato, credo, il punto più basso di YouTube Italia negli ultimi 30 anni.
Parlando, dato che siamo a un mese da gennaio e il fatto che, dato che Dybala ha detto Romeo non rinnoverà al 100%, potrà firmare con un'altra squadra, però a gennaio qualcuno, oh ragazzi, adesso tendiamoci, cioè stiamo così? Se stiamo così, secondo me... Oh, Allegri ha parlato bene, l'ha detto, Di chi? Di Dybala? Di Romeo? O... No, su altri acquisti, altre cose. Cosa ha detto? Me lo sono perso. Ha detto che deve uscire qualcuno. Ah, beh, anche qua ha studiato... No, però ti dice due cose. La Juve ne ha tanti. Molti mediocri, ma ne ha tanti. Perché... Ma ti dice anche una cosa che secondo me lui vorrebbe, in realtà. Perché già se va a toccare l'argomento e lo va a sviscerare così, altrimenti sì, ti dice... Ci siamo competitivi. No, in realtà ha detto deve uscire qualcuno. Anzi, come direbbe Kinoshi, è fattuale che se la Juventus non dovesse rinforzarsi a gennaio, al quarto posto non arriverebbe mai nella vita, soprattutto perché gennaio e febbraio sono due mesi dove il calendario è fitto di impegni tosti, non quelli rimanenti attuali, che sono pur sempre tosti, perché con la Juve, cioè in questa stagione, non deve dare nulla per scontato, ma la Juve se non fa uno, due interventi, una centrocampo, e se non prende una punta... Perché secondo me è lì il punto, cioè a centrocampo stai giocando a due adesso, se vuoi andare avanti a due, ne hai sei in rosa. No, ma non solo, Luke, ne hai molti che non sono adatti, perché Artur a due così non può giocare a coprire 40 metri di campo. Occhio, però domani gioca lui, al posto di Locatelli. Col Malmo, se non giochi col Malmo, a quel punto... No, nel senso che li vede uno backup dell'altro e basta. Lo so, ma... E vale il discorso della Salernitana, del Genoa, del Malmo, è facile sperimentare in queste... Io voglio vedere Artura 2 contro l'Atalanta, Artura 2 in finale di Supercoppa con l'Inter. Allora accendi la play con Lello stanotte. No, però se tu vuoi andare di 4-2-3-1, ma non lo fa, molti puoi recuperare un po' Bentancur, perché giochi magari a fianco a Locatelli, che è di un altro livello e ti aiuta. Arrivo a dirti che anche Rabiot, secondo me, a due è meno peggio come mezzala, certo. Sicuramente come ibrido quarto esterno a sinistra. Ma uno devi prendere se vuoi giocare due a centrocampo. E in attacco serve uno che segni. Il problema qual è? Che sono tanti, anche in attacco. Ma quando torna McKennie sono Locatelli e McKennie due. Cioè, ad oggi sono quelli lì. Arrivo a dirti che magari se giochi a due puoi fare alle volte anche McKennie come vice Dybala. Come dietro la punta, perché lo sa fare. Sì. Perché non c'hai il backup di Dybala, cioè almeno che non sia Caio, però a sto punto io Caio non ho ancora capito che giocatore è, secondo me non è un attacco, non è un 9, secondo me. Ma scusami, chi può dirlo? Noi vediamo Caio o in situazioni disperate o tre minuti però tante volte viene incontro lui, cioè non sta là in area, cioè tante volte... No, certo, non è statico. Col Malmo gioca a titolare almeno. Ma non è lista. Fuori lista Champions. Ah, è vero, che cazzo dico? Sì, però Ovini va preparato. Perché c'è quel porco di Ramsey, c'è quel porco. No! Io mi dissocio, io non mi dissocio. Tu ti dissoci per quel porco, ma lo vorresti out esattamente come io? Io non voglio nessuno. Io vorrei out te da questa chat, se fosse possibile. Ciao, ma tanto io so che la gente sta con me, io lo so. Nei commenti state con Romeo o con Lello? Civil War, out Ramsey, out. No, ma al di là di Ramsey, proprio... in generale, nella vita state con Romeo Agressi o con Colpo Gobbo? Oppure colpo... com'era? Copio Gobbo. Va. Beh, Coppio Gobbo e Minaj qua di fianco a me. Ascolta, ma però vabbè, questo qui. Però ha ragione Lelone, Lelone ha ragione, perché tutti noi avremmo voluto vedere Caio Giorgio col Malmo, Certo che sì. Beh, la guarderà con noi, vedendo chi sono alcuni elementi che occupano posto in lista. Ma ti dirò anche Pellegrini. Ragazzi, ma posso fare una domanda, Luke? Lista UEFA Champions, la seconda fase di eliminazione diretta. Allora, mettiamo Sule, perché Sule in questo mese completa l'iter del ciclo giovanile per entrare nella lista B. Quindi Sule non occupa spazio. Non occupa spazio perché viene messo in lista B. Gli altri, secondo, Ramsey esce, sicuro. Entra Pellegrini. Io metto dentro il centrocampista che comprano. Cioè, per me, il posto di Ramsey... Ma lo comprano? Il centrocampista arriva per forza, sì. Quindi metto fuori Ramsey, dentro Mister X. Poi l'altra domanda da fare è: Pellegrini entra in lista? Secondo me sì. Secondo me però e chi va fuori però? È quello il punto. E se la Juve prendesse un attaccante, chi andrebbe fuori? Sono tanti. A questo punto per Pellegrini non mi stupirei se andasse fuori De Sciglio. Io mi stupirei tantissimo invece.
Però non lo so, Leo, perché comunque sai, De Sciglio per Allegri Rugani, giocatesse Rugani che non lo però, portò, però, però occhio che l'attaccante di conseguenza significa che esce qualcun altro. Sì, perché se no non entra. Cioè, a meno che non riscattino Dybala, glielo dicono adesso all'Atletico, lo facciano a gennaio e non ci credo mai. No, perché stavo ragionando in funzione delle liste, io ragiono sempre sul mercato in funzione delle liste. È giusto. E dicevo, metti anche che presti Caio Jorge, no? Non liberi spazio. No, non c'è. Quindi... No, deve uscire con Kulusevski. Non è facile, ragazzi, non è facile, perché sono davvero tanti. Sono tanti e là davanti distribuiti male. Sì, anche perché il problema è che... Cioè, facciamo così, vendi Kulusevski a gennaio, ok? E prendi la punta. Ti scade anche Bernardeschi, significa che perdi due esterni. E ti rimangono Chiesa e Cuadrado e basta, dopo, per l'anno dopo. E ora stai giocando col 4-2-3-1. Quello, cioè, sono degli cioè, se giochi col 4-2-3-1 hai troppi centrocampisti. Ne hai sei. Sì. E ne vuoi comprare un altro, e se ne esce uno e ne compri un altro, sempre sei ne hai. Quindi ne devi cedere due. Mi sembra che la Juve sia davvero il classico cantiere aperto. Però cantiere aperto significa che tra un mese c'è il mercato, devi dare la lista e... Cioè, va bene, esce Ramsey e però ne devi uscire anche un altro. Intanto la lista devi dare a fine gennaio, però che lì devi operare bene, soprattutto in uscita, c'è poco da fare. Tanto più che altro devi avere anche un'idea chiara di come... Ma no, anche perché noi siamo qua che diciamo serve l'attaccante, sì, ma chi è l'attaccante a gennaio? Cioè, chi è l'attaccante che arriva a gennaio e ti fa i gol? L'attaccante io non ci credo a gennaio che possa arrivare qualcuno in grado. No, ragazzi. Neanch'io, però è il punto che ti cambia la stagione. Tu l'attaccante a gennaio lo devi prendere. Oggi leggevo... Io non ci credo, ma devi. Leggevo Cavani? Bene, Cavani mi fa almeno 10 gol. Icardi mi fa almeno... La Juve deve prendere un attaccante. Infatti io c'ho solo Icardi in testa, che non avrei mai preso in condizioni normali, ma oggi... Prendere. Io ti sto dicendo che secondo me lo deve prendere, ma non lo prenderà, che diverso. No, esatto. Non può non prenderlo. Per me non può non prenderlo. Certo. Cioè, se tu guardi la prima parte di stagione, non puoi fare la seconda parte di stagione con Morata e Ken. Ma non lo dico... Io amo Alvaro Morata. Ma tutti, ragazzi, tutti. Cioè... Perfetto terzo. Ma se tu vuoi arrivare quarto in Champions, se vuoi provare ad arrivare a fare un quarto di Champions sempre, l'attaccante lo devi prendere. Ma non puoi scappare, perché tu non segni mai. Se non segni Dybala... Ma scusami, Cavani viene, tu paghi un indennizzo per quanti anni? Poi l'anno prossimo uno come Vlahovic te lo scordi, essenzialmente. Ma tu il problema ce l'hai oggi. Tu oggi devi andare in Champions. Oggi devi andare in Champions. Tra l'altro, Morata perfetto terzo, ma tu perfetto terzo te lo sei comprato 38 milioni, perché il terzo oggi deve essere Ken, e quindi vuol dire che Morata deve uscire dall'equazione. Deve giocare esterno, per me è un esterno, non è una prima punta, però attorno. Non è un esterno a 4-2-3-1. No, non da 4-2-3-1, è da 4-3-3 lui. Ma vuol dire che siamo allestiti di merda, cioè è sempre così, sempre qualche compromesso tattico, levi fuori uno, lo metti dentro e devi cambiare. Beh, ragazzi, ho fatto il video l'altro giorno sul 4-2-3-1. Se il titolare è Chiesa a sinistra, se non gioca Chiesa devi esultare perché giochi il Berna, perché a sinistra, se no ci gioca Rabiot. Vabbè, puoi giocarti Kulusevski anche, perché però... non lo provano a sinistra, che lui è mancino, perché lui rientra verso il campo, perché poi lo porti sul piede destro ed è innocuo. Ma lui deve crossare, non deve calciare. Ma che tu mi hai visto Kulusevski fare un cross? Mai. Perché gioca da quella parte? Ho capito, ma lui, però rientra e cross. Lui, quello è il suo piatto forte, anche a Parma, no? Quando giocava in un modo diverso, rientrava in velocità dentro il campo. Al di là del fatto che con Cuadrado dietro lascia lo spazio a Cuadrado quando rientra. E dall'altra parte, se vai sul fondo, non lasci lo spazio a Pellegrino Sandro. E vai a occupare quella parte. No, comunque l'Unione non ci siamo, l'Unione non ci siamo. La punta obbligatoria. Per me, per certi versi, a gennaio viene prima la punta del centrocampista. Sì, anche secondo me. Anche per me è prioritario. Roma, io ti sto dicendo che secondo me, visto le liste, eccetera, secondo me la Juventus difficilmente andrà però a prendere un'altra punta. Io ad oggi cedo Ramsey e compro un attaccante. La Palustiano, che è oggettivo, proprio un problema che ma non certo puoi... che è oggettivo, lo dicono no, i numeri. No, però quando ti giochi una stagione, perché ragazzi, tra andare o non andare in Champions, cambia tutto. Balla no. Cambia tutto. Balla la progettualità pluriennale, cioè non balla una stagione, balla il deretano
societario, calcistico. Ah no, è così, però ragazzi, è così. E tu sulla punta, anche se oggi ne hai 25, ma 25 non girano, o ne gira una su 25, devi inventarti qualcosa. Romeo, ma se Sheram se prendi la punta e basta, non lo puoi fare. Cioè, perché il centrocampista a tutti i costi ad oggi? Perché secondo me a centrocampo loro non sono tranquilli, in Ho virtù del discorso capito. che facciamo prima. Cioè, però se devi scegliere tra un centrocampista e una punta oggi, perché scegliere un No, centrocampista con però una punta? perché scegliere al di là del discorso del... Cioè, nel senso, se hai due problemi, devi risolvere due problemi. Poi, E benissimo, ma siamo in grado? attenzione, Luke, questo va specificato. Non si può volare con la fantasia quando c'è È per quello che siamo in grado? un bilancio e quant'altro. I problemi che la Juve sta avendo fuori campo. Quindi, però, con ingegno e creatività si possono cogliere delle opportunità. Sì, ma ingegno e creatività non voglio che sia Scamacca. Che Ma per magari quanto sono sta andando scappate. bene. Vabbè, dai, adesso. No, Senso. nel senso, attualmente tu uno come Scamacca non ce Non l'hai. ce l'hai, e va benissimo, però. Insomma, la Juve deve anche prendere coscienza adesso della sua situazione e dei suoi limiti, perché non stiamo parlando della Juve, no, di 2 o 3 anni fa, dove solo a nominare Scamacca No, però abbiamo. devi andare in Champions. Cioè, per andare in Champions, secondo me, ti serve un giocatore che sai che ti faccia gol, non che sul No, lungo magari speri che c'è certo. una Infatti, certezza. vabbè, ragazzi, tanto ci stiamo girando tutti attorno, ma il nome a cui pensiamo è uno, eh. Ma sì, ma quello lì è un po'. Guarda, io gli do lo 0% a Vlahovic a gennaio. Ma Anch'io, però è zero. quello. Zero. A Sicuro, però è gennaio, quello. ragazzi. A parte che la Fiorentina, secondo me, proverà a venderlo già a gennaio. Sì, ma non a noi. No, Sanno che. a chi ha i soldi? Sì. Poi Vlahovic ci sta mettendo del suo perché fa 1 o 2 gol a partita. Ma al di là dei gol a partita, ragazzi, io vedo giocare Vlahovic, la Fiorentina l'ho vista tante volte quest'anno, è perfetto per giocare spalla alla porta. Cioè, è esattamente il giocatore che c'eravamo noi, Ma finalizzatore e bravo spalla alla porta. Fa avete reparto da visto solo. i numeri che ha paragonati al passato della Fiorentina? Cioè Batistuta, siamo a quei livelli, a livello No, di beh, bel giocatore. Poi è tignoso, è cattivo calcisticamente, va in ripiego, ti fa il tackle. Se devo proprio trovargli un difetto, è un altro mancino. Andremo con quattro Sì, attaccanti mancini oggi. più su lei, quindi Più su le più tutti i su lei. Poi se no mi mancini. piace di Vlahovic che prende le botte e sta zitto. A me l'attaccante che prende le dà in maniera simile, che protesta poco, parla poco, freddo, batte benissimo i rigori. Sì, tutto ciò che servirebbe alla Juve, effettivamente. Anche le punizioni, Punizioni. è un È un calciante. Però è un calciante calciante. sinistro. Quindi può batterle solo dalla determinata maniera. Lo so. Può battere dove le batte di ballo. Il problema è quello lì. Non è il Vabbè, ma sì, però calciatore sai, se metti tutti e due a battere una punizione, il portiere, che cazzo tira? destro. Tra l'altro, Dybala, ragazzi, Vlahovic? l'evoluzione di Vlahovic è stata devastante. Che lui fino a gennaio scorso, io l'ho già detto tante volte, mi ero rifiutato di scambiarlo per Arazlin. Io avevo Arazlin al Arazlin E chi del è? Sassuolo al Fantacalcio l'anno scorso. Quando mi hanno detto vuoi Vlahovic? Io ho detto no. Mi tengo Arazlin, che Arazlin Guaras. vuole. No, per farvi capire che, cioè, ragazzi, fino a un anno fa, che Lui fino a gennaio aveva cosa fatto 4 gol. pensi? Non parlavamo di Vlahovic come un buon giocatore che non si capiva cosa fosse, eh? Ma a me a giugno va benissimo fare questi ragionamenti sul mi prendo un attaccante che magari mi esplode. Però adesso, a gennaio, noi abbiamo bisogno di una certezza. Cioè, noi non possiamo pensare a uno che però magari sai, adesso mi scopre. No, cioè tu oggi hai bisogno di gol. No, hai No, tu hai fatto bisogno di 20 gol gol, e 20 gol, 22 gol, hai cosa ne bisogno fai? di prendere un giocatore che non costi praticamente. Beh, Quindi devi niente. trovare il quadro perfetto. E prendi No, Cavani, infatti, allora. quando io Cavani è leggo questi lungo. no. Ma Ma io quando ragazzi. leggo Icardi a Parigi è scontento. Cioè, Secondo me Icardi è l'unico. Ma lì com'è la Cavani chi lo trova? situazione con la moglie lì che. Però Non lo so. Cavani non ha sempre detto alla Juve no, anche quando l'anno scorso hanno cercato posto su Suarez, e poi cosa voleva? 10, 12 milioni di euro, 15, quanti Sì, erano? però poi sai come funziona il calcio, che quando fai un bel po' di panchina, quando arriva. Perché tra l'altro Cavani stava facendo bene con lo United prima che arrivasse Ronaldo. Ronaldo Ma Cavani, lo ha salvato. ragazzi, cioè sarei felicissimo, è sempre stato uno dei miei giocatori Sì, è preferiti chiaro quando che giocavo in ragioniamo Italia. sempre sui 34-35 anni, Però 10 anni fa. ma io dico anche un'altra cosa, che in Milan, quando prende Ibra, che lo Sì, è prende vero. 37-38 anni, prende un giocatore per alzare il livello degli altri, di carisma, di È vero, qualità. Quindi io in questo preciso momento, dove non vedo leader alla Juve, ne vedo pochissimi, io un Ibra per un anno e mezzo, un Ibra di turno,
io me lo piglio tutta la vita in questo certo. periodo storico. Certo, sì, 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 beh, ovvio. Beh, però ricordiamoci che Cavani non gioca a spalla alla porta, eh. Non è il giocatore bravo a giocare a spalla alla porta. Non lo è. Il giocatore bravo, no, è bravo quando vede la porta Cavani. Cioè è forte sì, quando vede sì, la porta. Però è uno anche che ti fa salire la squadra, eh. Non è quello uno... indubbiamente. Però non è l'attaccante, cioè non è Vlahovic e non è Icardi. Ma ti dico, col 4-2-3-1 in realtà non serve neanche tutto questo qua che ci faccia salire la squadra. È più che altro sicuramente sa giocare la palla di prima anche spalla alla porta. Però serve quello, in un 4-2-3-1 dove c'è un trequartista dietro le punte di Dybala con due esterni, con una mezzala, cioè con uno dei due mediani che può salire ogni tanto, secondo me là, hai visto anche l'occupazione dell'area con questo modulo? Insomma è abbastanza frequente, ci sono più uomini dentro l'area, quindi secondo me non serve neanche quell'uomo là che ti sta davanti, che ti fa salire. Quello in un 4-3-3 secondo me è più congeniale, una punta che sta lì davanti per farti salire. In un 4-2-3-1 secondo me c'è più costruzione. Però da 4-3-3 a 4-2-3-1 sembra che non cambi niente, ragazzi, ma è quello che dicevamo prima, cioè a seconda del modulo che devi giocare, il mercato lo cambi, perché se no devi prendere i centrocampisti, se no devi prendere un attaccante, devi prendere degli esterni. Quindi, ma infatti Zaccaria, che è un nome per esempio per il centrocampo, in un 4-2-3-1 secondo me è estremamente complementare a Locatelli. E gioca anche così, no? La Svizzera. È il sistema dove gioca anche col Mönchengladbach. Anche il Borussia, ok. Però abbiamo fatto la cosa che dico col 4-2-3-1: se tu segui una strada, poi vi darò un mercato dopo sul centrocampista, ne possiamo togliere uno dalla lista. Vai, dicela subito allora, vai, spara. Witzel. No, peccato. Peccato però, eh. Peccato perché. Peccato perché ci avrebbe fatto molto comodo con quella folta chioma. Lui, Quadrado, McKenny, dopo facevamo tutti i telespalate. A Teanello sicuro. Alzavamo il livello tricolore. Punto. Vi vorrei vedere tra l'altro con una capigliatura del genere. Ma te ci sei, Roma, al matrimonio di Lello? Se ci sei, ti porto la parrucca. No, non ci c'è, sei. Non c'è. Non ci sei. È difficile, ragazzi, ma perché purtroppo la Juve ha deciso di invischiarsi anche in vicende extra calcistiche. Penso, se c'è un giorno per sposarsi, è quello peggiore degli ultimi 13 anni dell'era indietro. È il giorno c'è Bologna-Juve, quindi. Sì. No, cioè, ma quello non tanto, non più l'ambito procura che questi giorni. Ma no, non potresti dire, ma vado in Sardegna perché la Juve sta trattando, non so, Pavoletti, João Pedro. Perché la Juve vuole prendere Cepitelli. Ma no, parlavamo di attaccanti, speravo di rimanere al... Oh, Pavo Gole, ragazzi! Oh, ad averlo un João Pedro, eh? João Pedro alla Juve, magari. Ma che nazionale! Tu scherzi, ma... Va bene, dopo aver fatto mezz'ora di chiacchierata in cui probabilmente siamo più depressi di prima, non abbiamo risolto i problemi, ma ne abbiamo aggiunti degli altri, direi che posso ringraziare. Problemi. Cioè, anche ce ne sono tanti, eh. Adesso torniamo serio un attimo. Cioè, ci mettiamo qua, carta, penna, problemi della Juve, possibili soluzioni? No, però io ti dico anche una cosa, noi vediamo tanto da fuori, secondo me, quindi facciamo un elenco di cose che sembrano insormontabili. Lì dentro chi vive la quotidianità sa dove deve toccare. Me lo auguro, se no li trovano attaccati agli alberi. Cioè, però se... però quando... Lello, c'è da dire che in questo periodo nulla ti fa sperare che sia realmente così, tra l'altro. Ma ti dico, ultimamente c'è stata parecchia confusione. Io infatti cosa ti dico? Anche noi, se ragioniamo su modulo, bene o male, riusciamo a fare mercato, riusciamo ad avere idee, soluzioni, eccetera. Che poi sono personali, non sono certo. assolute. Però è quello che deve fare Allegri. Quando Romeo mi dice il 4-2-3-1 l'ha provato con queste squadre qua e non so se lo continuerà, a me spaventa questa cosa. Ma non perché l'ha detta Romeo, perché spaventa in generale. Anche io l'ho pensato. Però mi spaventa. Se tu dai una coerenza tattica alla squadra, al di là dell'incoerenza di come è stata costruita nel tempo, la lavori e riesci a far fuori chi non ti serve, riesci a mettere dentro gente che ti serve, altrimenti anche il mercato diventa caotico e vai per opportunità e vai a creare ulteriori casini. Ma sei un bivio, è quello che voglio evitare. Sei un bivio Lellone, anche perché se continui con la strada che hai intrapreso fino a Salerno con questo sistema di gioco un po' ibrido, sempre a speculare, se non prendo gol vinco, se lo prendo non la ribalto mai nella vita, non vai da nessuna parte e non costruisci. Perché poi questa stagione deve lasciare qualcosa, qualche fondamenta per studiare la prossima annata. Altrimenti diventa un'annata di distruzione totale, dove anche le minime certezze vengono a mancare, ti si abbassa persino il rendimento di Chiesa, allora là devi essere terrorizzato. Se invece decidi anche di rischiare con un sistema di gioco diverso,
che metta a suo agio poi tutti i componenti della rosa, secondo me quella è la strada giusta, al netto del fatto che tu vada in Champions, in Europa League, è chiaro che ti giochi l'osso del collo, però per il punto in cui si trova la Juve ora deve fare un all-in, e secondo me la carta della continuità con prestazioni dove mi difendo Rabiola, Sini, non va da nessuna parte. No, ma l'hai visto, cioè non è che questa non è una roba soggettiva. Guardi la classifica, guardi quando hai giocato così e guardi quando hai fatto punti e quando no. I punti li hai fatti quando, cioè le partite più belle sono state Zenit, che ha fatto 4-2, che ha giocato con gli esterni in sovrapposizione, Genoa, che ha fatto 2-0, ha giocato con gli esterni in sovrapposizione. Ti dico, io metto anche la Lazio, perché la Lazio secondo me è stata una buona partita, a tratti anche l'Atalanta, a tratti. E sono le ultime 4 che hai fatto che secondo me inizia. Ma perché hai abbandonato quell'idea che avevi all'inizio? Cioè l'hai messa da parte adesso, nelle ultime partite l'hai messa da parte. Anche Allegri, vi dico, secondo me è iniziato a comprendere il fatto che debba costruire qualcosa e non debba lasciare nulla al caso. Anche nelle dichiarazioni post partita sul modulo, sul modo di giocare, secondo me ha cambiato un pochettino rispetto agli inizi, quando utilizzava i moduli ibridi. Ha detto dobbiamo continuare a costruire così, e quindi secondo me anche lui forse da questo punto di vista si è dato una bella svegliata, anche perché tutti mi dicono Allegri è uno che specula. Sì, ha speculato quando aveva gente pensante in campo. Se hai gente che depensa in campo perché è giovane, perché non ha esperienza eccetera, devi costruire, devi dargli tu gli strumenti del mestiere per poter fare qualcosa. Ma secondo me è sopravvalutato. Anche Dira in campo, che ha l'intelligenza e un bagaglio tale che non gli devi spiegare nulla e sa già in automatico che cosa deve fare in quella posizione di campo. Un discorso sei uno che alle prime armi, che sta iniziando a muoversi in una squadra simile, sei tu che gli devi dare insomma gli attrezzi da mettere nella cassetta, altrimenti facciamo disastro. Lui ha sopravvalutato la rosa, anche quando dice Rabiot deve fare 10-12 gol all'anno. Secondo me lui è arrivato con un'idea diversa dei giocatori che aveva a disposizione, proprio diversa, e adesso si è accorto che non c'è trippa per gatti e come la voleva fare lui, no. Rabiot è come quei falsi magri che poi gli levi la felpa e c'è la ciccia sotto, è uguale. Lui, Rabiot sembra che abbia 10-12 gol, un pochino. Guarda, tu probabilmente sei pienamente consapevole di aver fatto di aver detto una cazzata, perché non si dica le parolacce sul mio canale, come ti permetti? Potevi scegliere perché chi lo ascoltito si offende, perché Chino mangia benissimo le verdurine, ma va là, Chino è uno di quelli che è nato così, gli va bene così, perché mangia come un porco Chino tutte le volte. Tra l'altro Chino, ti conviene stare zitto in questi giorni, stai zitto Chino, così stai zitto. Così minacciamo. Bene. Dopo questa minaccia, secondo me possiamo concludere allegramente il video. Io ringrazio i miei ospiti, dato che Romeo deve andare a lavorare, giustamente c'è l'allenamento. Io come te lavoro, gli altri. Cagare. No, ma qual è la uno, cosa uno, che gioca, uno gioca a padel H24, l'altro va a fare i campionati su FIFA. Oggi no, è tutte e due la stessa persona. Povero Lello, quante ne ha prese oggi Lello? È vero. Siete invidiosi. Invidiosi. Dai, basta. Ragazzi, i link dei canali dei tre colleghi li trovate qui sotto in descrizione. Grazie per la presenza. Abbiamo unito le analisi all'ignoranza più totale. E secondo me è questo il bello di questi video qua. Vengano fuori delle robine. Fate così. Volete dire qualcosa in conclusione? No, nessuno vuole più di me. Mi penso di aver detto quella cosa su Ramsey. No! Possiamo chiuderla così allora, mi sa. Ti devono chiudere il canale, delinquente. Oink. Colpo Gobbo, il link di Colpo Gobbo ve lo lascio qui sotto in descrizione per segnalare tutte le cose. No, io non mi dissocio manco per... Per? Per il Kaiser. Ok, basta.